scappato? Lo rimettiamo a studiare. Andiamo a vedere le case loro, perché qui nella strada che stai qui non vedi proprio la vita vera di Chidotti, però se vai in termo vedi la vita vera di Chidotti. E adesso andiamo a vedere, perché qui nessuno fa in questa mascola, quindi al villaggio sta in là. Attende che ti viene, attende che ti viene, dai, andiamo a vedere il villaggio, andiamo. Vieni oppure per loro. Già ve l'ho detto, noi nella nostra famiglia siamo 11, quindi la nostra famiglia, mio babbo stava in città, pensa a te, questi che stanno qui in campagna, quindi ne faranno di più, 12, 15, 12, 13, 13. Poi secondo me, io ho scoperto una cosa, questi fanno tanti figli perché di sera questi non hanno niente da fare. Non c'hanno la luce prima. Come facevo mia mamma e mio papà, infatti anche da noi, 25 figli. Sì. Quindi non c'hanno luce, non c'hanno televisore, non c'hanno niente in casa. Questi manco portone dove si siedono, non ce l'hanno. Quindi questi come fanno? C'hanno lo spray. Si mettono su, si fanno un'altra passata. Finché che trovano la... Il riso è raccolto da loro o comprato? Sì, sì, raccolto da loro. Questo è il mio contadino. Quindi si lavorano. Guai è come? Per quello ci riescono a vivere, perché questo da mangiare ce l'hanno. Sì. Perché non si può mangiare qui. Ce l'hanno da mangiare. La gnocca. Vai, vai. Non è che... Fino alla prossima volta che si ribagna. Sì, sì, dopo. Quando si ribagna ancora diventa un po' molle. Però poi dopo si riasciuga ancora. Ma c'è la data? Uno... Sì. Sopra la parola. Sì. Allora, questa... Bucchetto. Ciao! Oh, tanto i figli dormono, no? E loro si svegliano, noi stiamo facendo quello che vogliamo fare. Quello un po' più grande dorme più fuori. Il bagno loro. Questo è il bagno? Questo è il bagno, perfetto. Il bagno loro locale. Ok. Questo è il bagno. Vivono coltivando le banane, vivono coltivando il riso. Non hanno grandi guadagni. Non hanno grandi guadagni.
Quindi per loro, se tu gli fai un righello di spugna, uno, ti ringrazio tanto. Senti, poi ti do la mia email, me la mandi via email, eh? Certo. Che si chiama Bubu? È di. È di. Che si chiama Bubu? Deve guardare. Oddio, è disperato. È disperatissimo, piccolino. Ha paura. Ti ha messo a piangere perché c'ha paura. Sono andato a provare. Guardate che con si apre. Io ti faccio con le aspetta, non si capisce un cacchio. Vabbè. Sì, 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 sì. Come si chiama? Eddie. Eddie. Ma come caspita di me dentro questa cosa un po'? Sì. Sono tutti i colori e matite. No, niente, questo no. La pensella. Ciao. No, ma devo. 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 Ma devo.